tutti i messinesi con cui io parlo, non soltanto il sindaco che saluto e ringrazio, sentono come loro l'aeroporto dello Stretto. Avere oggi la possibilità di prendere un pullman gratuitamente a un orario conveniente che possa arrivare in tempo all'aeroporto dello Stretto per fare il check-in e imbarcarsi è un primo grande segnale di civiltà e soprattutto che ci fa capire quanto due sponde possano unirsi sul piano della mobilità. Poi naturalmente non ci fermiamo, perché noi vogliamo offrire dei servizi a coloro che quotidianamente si muovono per motivi di studio, per motivi di lavoro, per motivi purtroppo di salute. Vogliamo in prospettiva realizzare sinergie che ci possano consentire una stagione teatrale comune, perché ci sono i collegamenti ogni 20 minuti che possano consentire alle due sponde dello Stretto di vivere dei momenti culturali, dei momenti di spettacolo insieme, e lo vogliamo fare anche poi naturalmente coinvolgendo la SACAL, che è la società che gestisce l'aeroporto, per tutte quelle prospettive di ampliamento dall'aerostazione al molo che possano rendere questo aeroporto dello Stretto un punto nevralgico, un punto di interscambio anche per la mobilità a livello del Mediterraneo, a livello europeo, a livello